il gruppo Calandra di Vita Group ha donato al comune di Lampedusa un monumento in pietra che è stato posizionato sulla rotonda di fronte allo stadio vicino al porto. Il titolo dell'opera è «Lo spirito vale più del potere». La composizione scultorea, realizzata dall'artista aquilano Walter Di Carlo, ha il suo fulcro in una statua di uomo, scolpita secondo i canoni fisici greci. L'uomo, che rappresenta lo spirito, si erge maestoso nel gesto di una corsa, aiutata dal vento, che cinge le spalle e le forme in un morbido panneggio. A terra, forme sparse rappresentano le forze geometriche del mondo che opprimono la libertà dello spirito. La statua, la forza dello spirito appunto, si muove tra le geometrie e le vince con la forza che controlla i suoi movimenti. Un gesto di libertà contro l'omologazione della materia che cerca di controllare e sopire lo spirito stesso. Il gruppo scultoreo è stato realizzato con un blocco di pietra di Pacentro in provincia dell'Aquila da 100 quintali, lavorato con tecnica moderna e mista, demolitore, frullino e scalpello. L'opera è stata donata dal gruppo Calandra di Vita Group all'isola di Lampedusa in segno di rispetto e riconoscimento della calorosa convivenza con gli isolani. Ringrazio il gruppo Calandra di Vita Group, ha detto l'artista, per avermi dato la possibilità di realizzare quest'opera, che mette in relazione anche l'Aquila con Lampedusa, due luoghi accomunati da destini spesso dolorosi. Per gli isolani, l'installazione dell'opera è stata una festa. La gente passava e urlava forza l'Aquila, in segno dell'affetto ormai nutrito per il gruppo Calandra di Vita Group.